Di cosa hai bisogno per investire e fare affari in Minas Gerais? Per cominciare, parliamo di numeri. Abbiamo più di 20 milioni di abitanti, più che la somma della popolazione della Svezia e dell'Austria. La nostra area è maggiore di quella della Francia. Siamo al centro del Sud America e del più grande polo di consumatori in Brasile. Minas Gerais ha la terza economia più grande del paese ed è il secondo stato che esporta di più. La regione metropolitana di Belo Horizonte, capitale dello stato, ha la quinta più grande concentrazione industriale in America Latina. Abbiamo anche grandi poli industriali in tutto l'entroterra dello stato e disposizioni produttive locali che aggiungono valore alla vocazione di ogni regione. Per collegare tutto ciò e distribuire la nostra produzione, abbiamo la più grande rete autostradale e la seconda più grande rete ferroviaria del paese, oltre a 5 interporti. L'aeroporto internazionale di Confins e il primo aeroporto industriale del Brasile rafforzano la nostra connettività alle catene globali. In Minas tutto è così. Molto grande. Siamo uno dei principali produttori del Brasile nel settore alimentare e delle bevande, specialmente per il caffè, il latte, la carne e lo zucchero. Ora che ci stai conoscendo meglio, è il momento di andare più in profondità. Minas Gerais è il più grande produttore brasiliano d'acciaio, minerale di ferro, oro, niobio e cemento. E c'è di più, molto di più. Siamo il più grande stato di riforestazione in Brasile e il terzo più grande produttore di etanolo. Lo stesso etanolo che spinge i veicoli che produciamo qui. E guarda che non sono pochi. Siamo il secondo più grande polo automobilistico del Brasile. E abbiamo la seconda più grande fabbrica di automobili del mondo. Al sud del Minas Gerais produciamo macchinari pesanti per la costruzione. E da dove viene l'energia per produrre tutto ciò? Alcuni dei più grandi impianti idroelettrici del paese si trovano qui, in Minas Gerais. Abbiamo la seconda più grande capacità di energia installata e una grande riserva in espansione di gas naturale, oltre ad aumentare gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili. La tecnologia è un'altra forza che ci fa andare avanti, e nemmeno il cielo è un limite. La regione di Itajubá, nel sud del Minas Gerais, ha l'unica fabbrica d'elicotteri in America Latina. E la regione metropolitana di Belo Horizonte riunisce importanti compagnie aeree commerciali e centri di manutenzione integrati. Minas Gerais ha anche il più grande polo del paese in biotecnologia e scienze della vita. Grandi aziende nel settore medico e di misurazione sono installate nello stato. L'innovazione in Minas è ovunque. Santa Rita do Sapucaí, nel sud del Minas Gerais, è la culla della Valle dell'Elettronica, riferimento di tecnologia nello stato. La regione metropolitana di Belo Horizonte riunisce la migliore comunità di start-up del Brasile, il São Pedro Valley, un polo di economia creativa. Minas ha una vasta rete di fibra ottica, servizi di telecomunicazione all'avanguardia e sta investendo sempre di più nello sviluppo tecnologico. Siamo all'avanguardia del paese nel settore della tecnologia dell'informazione, micro e nanotecnologie. Soprattutto le tecnologie per la gestione dell'energia, minerario e della salute. Bene, forse ti stai chiedendo, e la manodopera per fare tutto questo lavoro? Il sistema FIEMG sa che non esiste nessuna industria forte senza manodopera ben addestrata.
È per questo che investiamo tanto nell'istruzione, nelle scuole tecniche, centri di formazione e addestramento qualificato per tutti i segmenti industriali. Il sistema FIEMG investe anche nei centri di innovazione e tecnologia orientati allo sviluppo di ricerche e soluzioni tecnologiche che aiutano il nostro settore a crescere e ottenere competitività. Oltre l'investimento che l'industria stessa fa in materia di istruzione, lo Stato di Minas Gerais ha il più grande numero di università federali del paese e molti importanti centri di formazione e conoscenza. Ecco perché, quando si tratta di business, Minas è un mondo di opportunità e ha una forte industria in piena espansione. Devi soltanto parlare con chi capisce meglio dell'industria nello Stato e iniziare a fare parte di questa crescita. Devi solo parlare con la FIEMG. La FIEMG riunisce tutto ciò che tu e la tua azienda hanno bisogno per investire e condurre affari qui, in maniera sostenibile e competitiva. Abbiamo anche partnership con il governo federale e il governo dello Stato. La FIEMG offre servizi di intelligenza commerciale ed investimenti, supporto e articolazione per site location, accesso alle fonti di finanziamento pubblico, identificazione di potenziali clienti, fornitori e partner industriali, pieno supporto per la realizzazione di affari internazionali. Tramite l'Istituto Euvaldo Lodi offre anche consulenza su varie aree tecniche: ambiente, lavoro, tributario, fiscale, innovazione e proprietà intellettuale. E per offrire servizi e prodotti che aiutano ogni regione del Minas Gerais a realizzare pienamente la sua vocazione industriale, abbiamo 10 autorità regionali diffuse in tutto lo Stato. È giunto il momento di allargare gli orizzonti della vostra azienda. Facciamo affari insieme.